Si aggiudica il record dell'assenteismo un'operatrice sanitaria del Sant'Orsola di Bologna che fra malattie, gravidanze e fasulle ha lavorato solo 6 giorni negli ultimi 9 anni di servizio. A smascherare la truffa sono stati i carabinieri del NAS. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la spaccatura della maggioranza di ieri, il primo cittadino avvisa, sul people mover può decidere solo la giunta e la giunta andrà avanti. L'opera è sostenibile, la maggioranza sarà informata. L'assessore Andrea Colombo presenta un pacchetto di misure per agevolare l'accesso in centro nel periodo natalizio. Saranno potenziate le linee ATC e sono previsti incentivi per chi lascerà l'auto nei parcheggi per prendere l'autobus. Previste anche pedonalizzazioni. Dopo l'ordinanza sui nuovi orari di chiusura di via Petroni, la Confesercenti chiede e ottiene un incontro pubblico tra sindaco, residenti e titolari dei locali. Proporrà un tavolo di monitoraggio, un ritorno ai vecchi orari. Quello che doveva essere un parco fluviale in un'area paesaggistica tutelata a Castel di Casio è stato trasformato in una discarica abusiva di Eternit. La maxi frode è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato 5 persone. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. 9 anni ha lavorato solamente 6 giorni, giustificando le assenze con una lunga serie di certificati per malattia e maternità, ma era tutto falso. Andiamo a vedere il servizio. Sono una psicologa del Sant'Orsola, in passato ho avuto un aborto e ora aspetto un altro figlio, ma c'è stata un'emorragia e temo che anche questa gravidanza sia a rischio. Tutto falso, non era una psicologa e non era nemmeno incinta, ma per anni Silvia, operatrice sociosanitaria bolognese di 44 anni, è riuscita ad abbindolare medici, consultori, l'INPS e soprattutto il suo datore di lavoro, il Policlinico Sant'Orsola. Un castello di dichiarazioni, autocertificazioni, mescolate a documenti sanitari autentici che le hanno permesso di lavorare solo 6 giorni in 9 anni di servizio, 2 giorni nel 2002 e 4 giorni nel 2004. Un vero e proprio record di assenze fra malattie e due maternità completamente inventate. Due figli mai nati, come è stata ribattezzata l'indagine dei carabinieri del NAS di Bologna, che ora hanno smascherato la donna, finita agli arresti domiciliari con le accuse di truffa aggravata ai danni di enti pubblici e falso ideologico in documentazione pubblica. L'indagine è cominciata a metà del 2010 grazie a una segnalazione dello stesso policlinico che un anno dopo, estate 2011, ha licenziato l'operatrice sanitaria. Ma il colossale imbroglio, secondo la ricostruzione degli investigatori, era cominciato 9 anni prima. La donna lavorava al Sant'Orsola dal 1995 e a partire dal 2002, dopo la nascita dell'unica figlia autentica, ha cominciato una lunghissima serie di assenze per malattia, alcune legate a una dermatite provocata da agenti chimici, dunque per motivi di servizio, ma la maggior parte per altre due maternità. Per dimostrarle si è fatta rilasciare da un consultorio familiare in zona Corticella e poi da un medico dell'ospedale maggiore i certificati di gravidanza a rischio, raccontando di precedenti aborti, ma poi non sottoponendosi agli esami diagnostici che le venivano prescritti, esami che avrebbero rivelato che non era affatto incinta. Non è tutto, la donna ha prodotto false certificazioni per dimostrare la nascita di due figli, un maschietto nel febbraio 2004 e una femmina a ottobre 2008. Ha detto di avere partorito all'estero, in Spagna, ma tutti i controlli incrociati fatti dai carabinieri, anche agli uffici anagrafe, hanno dimostrato che questi due bambini non sono mai nati. Ciò nonostante, la 44enne in questi anni ha anche usufruito indebitamente di sgravi fiscali grazie alle detrazioni d'imposta per i figli a carico. La donna, che per ora non ha rilasciato dichiarazioni, entro la settimana sarà sentita dal magistrato per l'interrogatorio di garanzia. E sentiamo ora il comandante dei NAS di Bologna che in questa intervista ci racconta altri dettagli dell'indagine. Ancora Federico Balletti. La signora attualmente indagata per truffa aggravata ai danni di enti pubblici, vale a dire ospedale Sant'Orsola, direzione provinciale del lavoro e IMSS, e falso ideologico in atti pubblici. La signora dal 2002 in poi ha effettivamente lavorato solo 6 giorni, 2 nel 2002 e 4 nel 2004, ma in tutto questo lungo periodo aveva anche comunicato, dichiarato due gravidanze con la nascita di due figli che di fatti abbiamo verificato non essersi mai verificate. I certificati delle gravidanze a rischio, gli unici, uno nel primo caso e due nel secondo caso, almeno per quanto è emerso dall'attività di indagine fino ad oggi condotta, sono state artatamente
diciamo, ottenute rappresentando al medico che la visitava delle situazioni a rischio di già pregresse gravidanze e anche dello stato di quel momento di una gravidanza a rischio, dimostrandosi sofferente. Tra l'altro poi, nonostante le prescrizioni di approfondimenti diagnostici da parte dei medici, lei con varie scuse e accampando situazioni varie si era sempre sottratta all'accertamento. Avete detto che questa signora è stata particolarmente scaltra, cioè ha sfruttato le sue conoscenze dell'ambiente sanitario a proprio vantaggio. Diremmo che la condotta della signora ha dimostrato una notevole scaltrezza e furbizia nel riuscire a rappresentare delle situazioni poi dimostratesi non veritiere. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alle infrastrutture, parliamo del People Mover in particolare. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e la spaccatura della maggioranza di ieri, primo cittadino Virginio Merola avvisa sul People Mover, può decidere solo la Giunta e la Giunta andrà avanti. Servizio di Gabriele Sciarra. Vedrà la maggioranza, lascerà che l'iter per una pubblica istruttoria faccia il suo corso, ma sul People Mover il sindaco Virginio Merola non retrocede di un centimetro. È una decisione che spetta alla Giunta e si farà, e oggi ha spiegato il perché. Io ribadisco che questa è un'opera utile, sostenibile e compatibile con l'esigenza della città. È un'opera sostenibile, ha un equilibrio finanziario pari a 837.000 passeggeri all'anno. Noi confermiamo l'utilità, la complementarità e la sostenibilità del mezzo. È un'opera approvata al Ministero, vedo che si fa confusione, siccome il Civis è andata male deve per forza andare male anche il più comune, mi dispiace, no, è un'opera omologata, abbiamo tutti i nulla osta necessari. Dopo l'astensione dei vendoliani del SEL e il non voto dell'Italia dei Valori sullo stop cantieri, che di fatto hanno lasciato i soli democratici a sostegno della Giunta, Merola non vede pericoli per la tenuta della maggioranza di centro-sinistra. Comunque, ha concluso il primo cittadino, l'approvazione del progetto esecutivo è un atto di Giunta e non del Consiglio. Intanto l'inizio dei lavori slitterà a febbraio, questo è stato spiegato ufficialmente a causa del ritardo del cantiere TAV in stazione, mentre la composizione societaria della Marconi Express, che dovrà gestire la monorotaia, potrà cambiare anche in corso d'opera. E intanto l'assessore Andrea Colombo ha presentato questa mattina un pacchetto di misure per incentivare l'utilizzo degli autobus per recarsi in centro, lasciando l'auto nei parcheggi. Colombo ha confermato anche che non ci sarà nessuno spegnimento di Sirio a dicembre, come era stato chiesto dai commercianti, e ha anche anticipato che ci saranno alcune prove tecniche di pedonalizzazione, ad esempio in via Zamboni. Vediamo. Nessuno spegnimento di Sirio a dicembre, come chiesto dai commercianti. L'assessore Andrea Colombo ribadisce che su questo argomento non si tratta. Per favorire l'accesso in centro, invece, Colombo ha presentato un pacchetto di misure per lasciare l'auto nei parcheggi e incentivare l'utilizzo degli autobus per recarsi in centro. Dall'8 al 24 dicembre sono previste una serie di agevolazioni. Un pacchetto di misure per un centro storico più pedonale ma anche più accessibile a tutti i cittadini bolognesi. Confermiamo che Sirio rimarrà acceso quest'anno, però vogliamo anche favorire l'accesso dei bolognesi al centro storico, quindi più linee di trasporto pubblico rafforzate, un biglietto valido 5 ore per chi utilizza i parcheggi di interscambio, una nuova navetta speciale di collegamento dai parcheggi Zaccherini Alvisi e Tanari, e anche degli sconti per chi lascia la macchina e prende il bus. Il messaggio è chiaro: venite a passeggiare, fare shopping, fruire del patrimonio culturale del nostro centro storico, ma veniteci a piedi o in autobus, perché una città con meno rumore, meno traffico, meno smog è una città più bella e più vivibile per tutti. A Natale ci saranno delle prove tecniche di pedonalizzazione, aggiunge l'assessore. Con la seconda edizione dei T-Days il weekend del 3-4 dicembre e anche con una chiusura sperimentale del primo pezzo di via Zamboni, con anche un po' di arredo urbano perché sia una città anche bella da frequentare. Quindi dopo queste sperimentazioni poi si procederà alle pedonalizzazioni vere e proprie?
il 3-4 dicembre, in occasione dei T-Days, presenteremo una proposta come giunta di piano della pedonalità e quindi anche di pedonalizzazione all'interno del centro storico, ma vogliamo presentare un piano complessivo che contenga anche la sosta, i parcheggi, un ripensamento del trasporto pubblico e anche una riqualificazione urbana del centro storico, perché pensiamo ad un centro che sia facile ma anche piacevole da frequentare. Da dicembre in poi partirà un percorso di consultazione della città per arrivare ad un'approvazione definitiva e il più possibile condivisa di questo piano, fermo restando che l'obiettivo è un centro sempre più pedonale. E sul piano di mobilità, per Natale si fa sentire la Lega Nord, che chiede invece una riduzione sul costo dei biglietti dell'autobus, ma la politica oggi continua a confrontarsi anche sul People Mover. Il servizio è di Massimo Ricci. Alle misure eccezionali messe in campo per Natale l'opposizione risponde picche. Il capogruppo della Lega Nord e consigliere regionale Manes Bernardini auspica, più che un allungamento della durata del biglietto dell'autobus, una riduzione del costo dello stesso biglietto. Ma il regalo di Natale che più di tutti gradirebbe, Bernardini lo identifica nelle dimissioni di Francesco Sutti da presidente dell'ATC. Con la sua uscita di scena, infatti, si potrebbe iniziare a ragionare in modo serio di mobilità a Bologna e di gestione dell'azienda di trasporti, dice Bernardini. Venuto stamane a Radio Taunia anche per l'assessore Andrea Colombo, definito un talebano del traffico. Poi il leader del Carroccio commenta il caso People Mover. Ribadendo la sua contrarietà a realizzare l'opera, si chiede come mai la politica fatichi ad accorgersi che in città ci sono competenze che elaborano progetti alternativi migliori. Per il PD, che tra ieri e oggi ha vacillato proprio sull'affare People Mover, parla il consigliere comunale regionale Maurizio Cevenini. È doveroso che i cittadini esigano risposte, quindi non demonizzo chi chiede approfondimenti, come alcuni colleghi del suo partito. Siamo tutti consapevoli che il People Mover non può diventare un nuovo Civis, sintetizza. Nella fronda dei dubbiosi, PD, il consigliere comunale Benedetto Zacchiroli, firmatario tra gli altri di una lettera per chiedere approfondimenti e rassicurazioni sulla monorotaia. Vogliamo solo vederci chiaro per andare avanti in serenità e trasparenza, dichiara. Insomma, sono necessarie verifiche sui costi, sulla sostenibilità economica e sulla capienza delle navette. Non credo sia una colpa essere responsabili, conclude Zacchiroli. E torniamo a parlare dell'ordinanza antidegrado di via Petroni. I commercianti per il momento non faranno ricorso al TAR contro i nuovi orari di apertura imposti dal Comune. Intanto però la Confesercenti chiede di sospendere l'ordinanza e di istituire un tavolo di gestione. Sentiamo Massimo Ricci. Nuovo capitolo nell'intricata vicenda di via Petroni. Gli esercenti vogliono a tutti i costi ridiscutere quella che è stata da loro definita un'ordinanza dura come il marmo. Il provvedimento, entrato in vigore sabato scorso, impone la chiusura dei pub alle 23 con eventuale deroga fino all'una per i locali più vicini a via San Vitale. La Confesercenti rilancia chiedendo l'istituzione di un tavolo di gestione cui partecipino l'amministrazione, le forze di polizia, gli esercenti e i residenti. Tavolo che tenga monitorata la situazione, consentendo ai locali di tenere aperto fino alle 3, ma che intervenga duramente nel caso di violazione dei patti, e cioè i locali siano fonte di rumore, sporcizia, degrado. Noi abbiamo parlato con i rappresentanti dei residenti, abbiamo capito che da parte loro c'è collaborazione, ovviamente denunciano quelle cose che noi stessi vediamo che non funzionano, eccessivi assembramenti davanti a qualche attività, quindi un vociare che ovviamente non consente il riposo regolare. Crediamo che siamo tutti coscienti di quali sono i problemi e di raggiungere un risultato invece che metta assieme tutte le parti e attraverso un tavolo, chiamiamolo di monitoraggio, comunque un tavolo di gestione, consenta poi di tenere molto presente ciò che avviene e quindi intervenire nei modi giusti come prevede il regolamento di polizia urbana nella fase successiva. La proposta di Confesercenti sarà avanzata ufficialmente il prossimo 29 novembre in un incontro pubblico nella sede del quartiere San Vitale, cui parteciperà il sindaco con residenti e titolari dei locali. Scattano domenica prossima, 27 novembre, le operazioni di rimozione e disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Trovato alcune settimane fa in via Toscana a Bologna, il Comune ha diffuso l'ordinanza con la prescrizione ai residenti nella zona di pericolo di allontanarsi da casa entro le ore 9 sino al termine delle attività circa mezzogiorno, in un raggio di 200 km dal luogo di rinvenimento della bomba. Nella stessa area sarà limitato anche il traffico. L'ordigno, del peso di circa
circa 100 libbre in esploso, è stato trovato il 7 novembre scorso nell'area di un cantiere edile in via Toscana 126. Per accogliere gli sfollati è stato attivato il centro di accoglienza temporaneo in cui attendere il termine delle operazioni al centro sociale Villa Mazzacurati di via Toscana. Quello che doveva diventare un parco fluviale in un'area paesaggistica tutelata nell'Appennino bolognese è stato trasformato in una fabbrica abusiva di Eternit. La maxi frode è stata scoperta dai carabinieri di Castel di Casio, che hanno denunciato 5 persone fra imprenditori, responsabili dei lavori e artigiani accusati di una lunga serie di reati, dal furto alla frode, dall'attività di cava abusiva alla gestione non autorizzata dei rifiuti. Ora l'intera zona è sotto sequestro. A fare scattare le indagini sono state le segnalazioni di alcuni residenti della zona, preoccupati per quanto stava accadendo nell'area, dove in piena notte alcuni mezzi pesanti scavavano e trasportavano terreno e ghiaia. Sospiro di sollievo per le scuole paritarie dell'Emilia-Romagna. In arrivo i finanziamenti dello Stato. Vediamo allora a quanto ammontano e come verranno ripartiti nel servizio di Simone Iannis. 45 milioni di euro a favore delle scuole paritarie, una bella boccata di ossigeno per l'istruzione privata a cui tante famiglie ricorrono per necessità o per scelta anche tra Bologna e la provincia. Si tratta dei finanziamenti dello Stato per le scuole paritarie dell'Emilia-Romagna per l'anno 2010-2011. Entrando più nel dettaglio, sono quasi 18 milioni e 500 mila euro previsti dal decreto attuativo, a cui vanno sommate altre cifre da conti per un totale che sfiora i 45 milioni di euro appunto. La bella notizia è che una gran parte dei finanziamenti è destinata alle scuole dell'infanzia paritarie, ovvero le materne. È in effetti il comparto che ha più bisogno d'aiuto per venire incontro alle esigenze di quelle famiglie rimaste escluse dalle liste degli istituti comunali. Altri 12 milioni e 600 mila euro sono finiti alle primarie, quasi 50 mila euro alle secondarie di primo grado, le medie, e più di 187 mila euro alle secondarie di secondo grado, cioè alle superiori. Infine, oltre 1 milione di euro sarà destinato al sostegno e all'assistenza di alunni con problemi di handicap nelle scuole dell'infanzia, medie e superiori, dal momento che a Bologna ci sono 200 bambini alla materna e 35 nelle scuole di primo e secondo grado. Alla nostra città andrà il contributo più generoso anche per l'alta concentrazione di istituti presenti sul territorio: 179 scuole dell'infanzia paritarie, 11 medie, 22 superiori. Prenderà il via sabato e domenica prossima la prima edizione di Crescentine sotto il portico del Baraccano. Si tratta di una iniziativa benefica a favore di un'associazione che si occupa di assistenza agli handicappati psichici. I dettagli in questo servizio di Gabriele Sciarra. Associazioni panificatori, Ascon Bologna, Federcarni, Camera di Commercio e Quartiere Santo Stefano uniti a sostegno dell'associazione ORAV, che tempo fa subì il furto degli attrezzi da lavoro utilizzati dalle persone con problemi psichici di cui l'associazione si occupa. Per questo il pool di enti ha organizzato una crescentinata sotto il portico del Baraccano per sabato e domenica prossimi, il ricavato a favore dell'ORAV. Noi porteremo una spogliatrice per riuscire a tirare le crescentine e 3 friggitrici che friggeremo in diretta in modo che il pubblico possa vedere come facciamo le lavorazioni nei nostri laboratori, e poi i macellai con la crescentina calda o quasi calda, tiepida, taglieranno il prosciutto, lo metteranno dentro e poi saranno vendute per raccogliere fondi per questo ventaglio ORAV, che è un'associazione che, quando ho letto sui giornali che era stata derubata di tutti i loro attrezzi, mi ha toccato un pochino, e quando la Presidente Giorgetti ci ha dato l'opportunità di riuscire a contribuire per raccogliere fondi per questa iniziativa, abbiamo accettato subito. E mi auguro che ci sarà tanta gente, perché la finalità è assolutamente di solidarietà e di beneficenza, e penso che nel corso del tempo, nei prossimi mesi, organizzeremo tante altre cose per rivitalizzare la zona. È una parte bellissima di Bologna e va trattata in quello che è la sua storia e in quello che è la sua bellezza integrale. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con ETG. Prima di andare avanti con il giornale, andiamo a rivedere insieme i titoli. Si aggiudica il record dell'assenteismo in operatrice sanitaria del Sant'Orsola di Bologna, che fra malattie, gravidanze e fasulle ha lavorato solo 6 giorni negli ultimi 9 anni di servizio. A smascherare la truffa sono stati i carabinieri del NAS.
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la spaccatura della maggioranza di ieri, prima cittadina Visa sul People Mover può decidere solo la Giunta, la Giunta andrà avanti, l'opera è sostenibile, la maggioranza sarà informata e tutti i dati che hanno portato a questa decisione saranno messi a disposizione della città. L'assessore Andrea Colombo presenta un pacchetto di misure per agevolare l'accesso in centro nel periodo natalizio, saranno potenziate le linee ATC e sono previsti incentivi per chi lascerà l'auto nei parcheggi per prendere l'autobus, previste anche pedonalizzazioni. Dopo l'ordinanza sui nuovi orari di chiusura di via Petroni, la Confesercenti chiede a ottenere un incontro pubblico tra sindaco, residenti e titolari dei locali, proporrà un tavolo di monitoraggio e un ritorno ai vecchi orari. Quello che doveva diventare un parco fluviale in un'area paesaggistica tutelata a Castel di Casio è stato trasformato in una discarica abusiva di Eternit. La maxi frode è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato 5 persone. Andiamo avanti con il giornale. Le cooperative sociali compiono 20 anni e fanno il punto, una sorta di bilancio sulla loro attività, ma anche sulle prospettive future. Vediamo. La cooperazione sociale compie 20 anni. L'8 novembre del 1991 veniva approvata infatti la legge 381 che riconosceva il valore e l'esistenza della cooperazione sociale, nata spontaneamente negli anni 70 e da quel decennio sviluppatasi in tutta Italia e con particolare vivacità in Emilia-Romagna. Nella nostra regione le cooperative sociali sono più di 900 e vi lavorano operatori, professionisti dei servizi alla persona, affiancati da volontari, e quanto è stato sottolineato in un incontro in cui è stato fatto il punto sull'attività della cooperazione sociale. Sono ormai consolidate come lo strumento principale in questa regione per la realizzazione delle politiche di welfare. Questo è avvenuto in questi 20 anni perché di fatto sono riuscite a garantire una buona occupazione, tutti i lavoratori hanno un contratto collettivo nazionale di lavoro, l'80% sono a tempo indeterminato, hanno ferie, tredicesima, maternità eccetera, e anche perché hanno dei bravi organizzatori. Ecco, cosa chiedono alle istituzioni le cooperative sociali? Beh, sicuramente una diversa attenzione e sostegno per quello che sono le cooperative di tipo B, sono quelle cooperative che accompagnano al lavoro le persone svantaggiate, escluse dal mondo del lavoro anche per problemi di lavoro, che non hanno avuto fino ad oggi un grande sviluppo in questa regione. Per ciò che riguarda invece le altre cooperative di tipo A, noi stiamo facendo una grossa trasformazione passando dalle gare d'appalto al sistema di accreditamento, però abbiamo anche bisogno di rivisitare la legge regionale, di trovare in questa rivisitazione dei sostegni anche economici, fiscali, importanti per poter favorire appunto un sviluppo anche nei prossimi 20 anni. È utile potenziare, condividere con loro il discorso di mantenere la qualità e l'universalità, due sfide enormi, perché quando non ci sono risorse si abbassa la qualità e non si danno più servizi a tutti. Noi, nonostante i numeri alti della resa di servizi, vogliamo continuare ed è molto importante che loro ci aiutino, perché nonostante il grande impegno che anche quest'anno la regione mette, perché ha confermato le risorse del welfare, queste non sono sufficienti a coprire il grande taglio delle risorse nazionali e non sono sufficienti a coprire l'aumento dei bisogni, e quindi bisogna che insieme troviamo delle soluzioni che in qualche modo riducano il danno, perché i nostri cittadini hanno bisogno che noi facciamo questo, possiamo farlo meglio se lo facciamo insieme. A distanza di 5 anni dalla prima personale, 8 Gallery presenta nel suo spazio la mostra di Marco Gastini dal titolo 70. In esposizione il lavoro artistico di Gastini dagli anni 70 ad oggi. Sull'argomento il servizio di Francesco Spada. Siamo all'interno della Galleria d'Arte 8 Gallery di Bologna, venerdì e sabato la mostra dell'artista Marco Gastini tra la sede in allestimento di questa Galleria d'Arte, ma anche un palazzo storico importante di Bologna. Dunque, qui siamo alla Galleria 8 e quindi qui ci sarà una mostra tutta basata su lavori degli anni 70. E invece a Palazzo Pepoli Campogrande sono due installazioni, una nuova e l'altra invece è un lavoro dell'86. Ma parliamo di questa forse, no? Allora, questa qui è una mostra tutta degli anni 70 di lavori, gran parte di questi lavori sono stati esposti una volta sola in Italia e in Europa, altri invece una volta sola in America, un altro a Roma, cioè voglio dire, sono anche delle novità, se vogliamo dire. C'è un lavoro unico che è questo dove ci troviamo, che si chiama M1, M2, M3, che sono 3 quadri che compongono un lavoro,
che è stato anche poi alla GAM di Torino, è stato a Los Angeles, è stato a New York, ha girato un po' dappertutto. L'idea è quella di far vedere che cosa faceva un artista come me che ha 74 anni quando nasceva. Questo progetto nasce dall'idea di uscire dalla galleria, quindi di coinvolgere anche spazi istituzionali nel presentare il lavoro di un artista, soprattutto un artista con cui lavoro da diversi anni, è un artista anche importante, conosciuto a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Quindi poteva essere l'occasione per creare alcune tappe all'interno della città in cui il suo lavoro viene sviluppato a seconda dei periodi. Infatti qui presentiamo solo i lavori degli anni 70, nel Palazzo Peppoli Campogrande ci sarà un piccolo esempio degli anni 80 e poi avremo un'appendice durante Arte Fiera al Mambo in cui verrà esposto un lavoro che è stato donato al museo per le collezioni insieme ad altre opere che giustificheranno un po' quel periodo, rappresenteranno in modo articolato quel momento in cui è stato fatto l'opera che verrà donata al museo. Allora, qui siamo in una fase di allestimento ovviamente, quindi le immagini che state vedendo sono una piccola anticipazione, ma sarà tutto pronto ovviamente, Lufrano? Direi di sì, anzi sicuramente domani sera abbiamo tutto già finito. Ancora una breve pausa, poi saremo di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con TG, parliamo di spettacolo. Questa sera nuova puntata di Palcoscenico In alle 23 circa sul canale 10 con le programmazioni teatrali fino a mercoledì prossimo, solo per citarne alcuni. Al Deon di Bologna da venerdì a domenica ci sarà Anna Mazzamauro con cui Alessia Salvatori farà una lunga chiacchierata e l'intervista verrà trasmessa in forma integrale nei prossimi giorni. Quello che viene sarà un fine settimana dedicato anche ai più piccoli con gli spettacoli al Testoni Ragazzi. E ancora Simone Cristicchi all'Arena del Sole di Bologna e Romeo Giulietta al Comunale di Modena. Questi alcuni spettacoli in cartellone, dunque appuntamento con Palcoscenico In questa sera alle 23 circa sempre sul canale 10. Infine una nota che riguarda la programmazione del Teatro Deon, lo spettacolo dei Gemboy previsto per domani è stato spostato al 19 gennaio. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere allora ancora una volta i titoli del nostro giornale. Si aggiudica il record dell'assenteismo un'operatrice sanitaria del Sant'Orsola di Bologna che fra malattie, gravidanze e fasulle ha lavorato solo 6 giorni negli ultimi 9 anni di servizio. A smascherare la truffa sono stati i carabinieri del NAS. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la spaccatura della maggioranza di ieri, il primo cittadino avvisa sul People Mover, può decidere solo la Giunta e la Giunta andrà avanti. L'opera è sostenibile, dice Merola. L'assessore Andrea Colombo presenta un pacchetto di misure per agevolare l'accesso in centro nel periodo natalizio. Saranno potenziate le linee ATC e sono previsti incentivi per chi lascerà l'auto nei parcheggi per prendere l'autobus. Dopo l'ordinanza sui nuovi orari di chiusura di via Petroni, la Confesercenti chiede e ottiene un incontro pubblico tra sindaco, residenti e titolari dei locali. Proporrà un tavolo di monitoraggio, un ritorno ai vecchi orari. Quello che doveva diventare un parco fluviale in un'area paesaggistica tutelata a Castel di Casio è stato trasformato in una discarica abusiva di Eternit. La maxi frode è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato 5 persone fra imprenditori responsabili dei lavori e artigiani. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale. Grazie per l'attenzione e a tutti voi una buona serata. Arrivederci.